Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi volevo fare un video per farvi vedere gli interni del palazzo della FIB, però ieri sera è successa una cosa di cui voglio parlarvi, che probabilmente conoscete già. Striscia Notizia ha mandato un servizio, l'ennesimo, peraltro contro GTA. Il solito servizio che denuncia i videogiochi violenti e li demonizza come origine di tutti i mali. Cioè, quello che vorrei dire io in merito a GTA è vero, è un videogioco violento, è un videogioco con delle scene di torture, delle uccisioni, ma è anche un videogioco vietato ai minori di 18. C'è il famoso codice PEGI sulla confezione, sul disco, dietro nella copertina, quindi non è che uno non può sapere o capire che è un videogioco violento. Quando lo compra uno lo sa per forza perché c'è scritto. Quindi se ci sono bambini di 8 anni, 12 anni che giocano a GTA, è un problema dei genitori che gli hanno comprato il gioco e che non li sorvegliano e non sanno neanche quello che fanno o quello a cui giocano. Quindi non è il videogioco da criticare, ma sono questi genitori che non si assumono le loro responsabilità. Io consiglio a tutti quelli che hanno più di 18 anni di giocare a GTA 5, perché è un gioco imperdibile, uno dei più belli degli ultimi anni sicuramente, che è una critica alla società contemporanea americana, al di là di qualsiasi retorica e falso buonismo. E non è colpa dei videogiochi se la società è violenta, i videogiochi semplicemente imitano la realtà. Un tempo erano i film che venivano censurati e criticati per gli stessi motivi, oggi che i videogiochi praticamente hanno sostituito il cinema come forma di intrattenimento di massa, questi ben pensanti bigotti se la prendono giustamente con i videogiochi e li demonizzano. Ma noi ce ne freghiamo e continuiamo a giocare. Love and peace.